con Diodato da Sanremo, partecipi nelle nuove proposte. Allora, Sanremo ci sono passati tutti, dimmi un po' se c'è tensione, questa esperienza, come la vivi, come la stai vivendo? Ma la sto vivendo bene, mi sto divertendo un sacco, è una bellissima, c'è una bellissima atmosfera, è... ovviamente è particolare perché non ho mai partecipato a un evento televisivo così importante, quindi sto scoprendo un sacco di cose, sto vedendo tante interviste, è un po' faticoso ma ben bene, perché all'inizio ci lamentiamo perché insomma, è difficile arrivare a farsi considerare, poi non puoi raccontare perché considerano in tanti, quindi sono felice e spero di mantenere un po' questa armonia che c'è fino a... Ok, senti, Babilonia è il pezzo che presenti, raccontaci un po' cosa rappresenta e che cosa significa. È un pezzo che ho scritto in un periodo particolare della mia vita in cui dovevo fare delle scelte importanti e difficili. È un brano molto intimo, che rappresenta molto, e da una parte sono molto contento sia stato scelto qui all'Axon per il festival, dall'altra mi imbarazza un po' perché sono abbastanza annuito, però è un brano appunto che mi rappresenta musicalmente anche tanto, poi è stato scritto da degli arrangiamenti meravigliosi, cioè gli arrangiamenti anche di Rodrigo d'Erasmo, i fiati di Croipaci, insomma veramente artiglieria pesante, sì, la fortuna di avere l'appoggio anche di due grandi artisti della musica italiana. Senti, tutti dicono che cioè, non conta vincere, perché tanto poi storicamente non sono poi quelli che hanno vinto, no? Quindi te cosa ti aspetti che ti porti da questo Sanremo? Guarda, io spero semplicemente che arrivi il brano a chi sta ascoltando, che possa incuriosire delle persone per andare a cercare poi anche le altre cose, capire chi sono. Sì. Anche per questo sono felice che sia questo brano, perché mi rappresenta. Senti, tra le altre tue cose, nel disco c'è una bellissima cover di André, tra l'altro inserita in una colonna sonora del film. Ha detto che il rapporto hai col cinema e perché di André? Io sono laureato in cinema, al dance, quindi è una grandissima passione. Adesso sono semplicemente uno spettatore, però vado al cinema quasi almeno un paio di volte a settimana e guardo tantissimi film. È rimasta comunque la grande passione, questa ovviamente sarà la possibilità per far interagire questi due grandi amori, il cinema e la musica, e ringrazio a Pita, Daniele Lucchetti, perché è un brano di André, perché era un brano che amavo particolarmente e che ho semplicemente provato a suonare così, chitarra e voce nella mia camera, e da lì ho sentito che quelle parole erano, sentivo quelle parole molto mie, e oltretutto avendo anche un registro vocale molto diverso da André, ero a mio avviso abbastanza distante per poter fare una cover. Poi abbiamo provato ad arrangiarlo con la band, è venuto fuori un arrangiamento molto rock che si è allontanato molto dall'originale. Questo era un risultato importante secondo me, ed è semplicemente un tributo a un grande, perché ho pensato di non poter sentire molto mie quelle parole, ma oltretutto di non poterle dire meglio, di non poter esprimere meglio quel concetto. Senti, chi lo vince Sanremo? Ah, questa è una... Tra i giovani non te lo chiedo, perché... Una bella domanda. Così, io non ho sentito tutti i pezzi, mi piacerebbe tanto vincesse qualcuno tra Sinigallia o Perturbazione. Credo sia molto favorita Noemi, e nel senso che c'è questa sensazione, l'ho sentito ieri mentre facevo un'intervista, sentivo il pezzo in lontananza, così mentre aspettavo per l'intervista, sentivo questo pezzo all'Ariston e non mi è dispiaciuto quello che ho sentito.
sono molto belli i pezzi anche di Cristiano De André, sarebbe meraviglioso. La chiusura di un cerchio. Sì, la chiusura proprio di un cerchio. Però comunque non ti saprei dire altro, insomma, ho ascoltato poco, però credo ci siano dei brani molto interessanti. Va bene, dai, io ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Fai un saluto anche per Full. Come? Per Full, un Free Press fiorentino. Ciao, sono Diodato, un saluto a Full. Grazie mille.